stando alle cronache locali non era mai successo prima. La cattedrale di Santiago del Cile trasformata a sera immensa per quasi 300 poveri della città. Del resto, straordinario è anche il Giubileo della Misericordia in corso, occasione che a detta dei promotori stessi ha ispirato l'idea. Così il cardinale di Santiago, Riccardo Ezzati Andreio, ha fatto prima il giro di mense e ricoveri della città i giorni scorsi per invitare di persona i poveri in cattedrale. Appuntamento ieri alle 5, in programma passaggio della Porta Santa, quindi cena rallegrata da canti e dal dono a ciascuno a fine serata di un piccolo regalo, articoli di vestiario e igiene personale, solennizzata così anche la festa di Sant'Alberto Hurtado, a cui i cileni son devoti come grande apostolo e benefattore dei poveri del suo tempo. E chissà che anche Francesco abbia un po' ispirato il confratello vescovo di Santiago. Il Papa, infatti, è noto, un venerdì al mese durante il Giubileo compie a Roma un'opera di misericordia. Finora ha visitato anziani, malati, ex tossicodipendenti, profughi e 8 giorni fa le prostitute liberate dal racket dalla comunità Giovanni XXIII di Don Benzi. L'intento è proprio risvegliare il popolo cristiano dall'indifferenza che anestetizza l'anima, così dice il Papa, verso i più poveri e sofferenti. Chi vive per strada soffre freddo e fame, diceva appunto ieri a Santiago un povero. È bello perciò essere stati accolti proprio nella casa di Dio.